Buongiorno. Tradurre poesie è un lavoro affascinante, ma è anche una vera e propria impresa. Si tratta di calarsi nel mondo dell'autore, di conoscerne il retroterra culturale, di capire quali autori hanno influenzato il suo modo di scrivere, che rimane comunque sempre unico e irripetibile nella sua poesia. Penso sia importante fare una traduzione che sia fedele il più possibile all'originale, nel senso di avvicinarsi il più possibile alle idee e ai concetti che l'autore vuole esprimere. E poi, naturalmente, dopo questa traduzione cosiddetta di servizio, tornare sul testo per cercare proprio di limare, di trovare le parole più adatte, i sinonimi, cercando di rispettare anche la disposizione dei versi sulla pagina. Il libro che oggi voglio presentarvi, intitolato Blu di Attila Balash, che ho avuto il grande piacere di tradurre dalla lingua inglese, è stato pubblicato dai Quaderni del Bardo, editore di Stefano Donno, che è una piccola casa editrice che fa però grandi cose, occupandosi della traduzione di autori internazionali per farli conoscere appunto in Italia, autori naturalmente contemporanei. Come vedete in copertina che riprende il colore blu c'è anche il particolare di un'opera dell'artista Laura Wittscheider. Tradurre questo libro per me è stata un'esperienza veramente intensa ed importante. Il mio intervento qui è perché vorrei avvicinare i lettori alla poesia di quest'autore, che merita davvero di essere letto e conosciuto. Balázs è un poeta che però ha vissuto e lavorato per molti anni in Slovacchia ed oggi vive a Budapest, in Ungheria, e scrive anche in questa lingua, in ungherese. Emerge quindi la commistione di culture dell'est europeo nelle sue poesie. Emerge però anche la grande tradizione della poesia rumena ed io, ad esempio, ho ritrovato in parte la versatilità di toni e di stili, quella capacità di fondere concretezza e astrazione che mi pare siano una delle cifre del grande poeta rumeno Nikita Stănescu e al contempo anche una vena surrealista del grande poeta rumeno Gelo Naum, oppure quel senso di spaesamento, di smarrimento, di fronte al mistero del dolore che tormenta la vita degli esseri umani. E tutto ciò dà appunto alla sua poesia una dimensione drammatica che si può trovare, che può ricordare la poesia di un poeta come Trakl o Rilke. Però qui non voglio fare ovviamente della critica letteraria, sono solo degli echi, delle voci che mi sono tornate a mente leggendo la poesia di Attila Balázs, poi sarà lui che spiegherà meglio anche il respiro europeo della poesia che lo ha influenzato. Balázs è un poeta che esplora la quotidianità, la realtà che lo circonda, con uno sguardo attento e cogliendo ogni dettaglio, anche i dettagli più insignificanti, e poi allarga, amplia lo sguardo all'insieme, quindi dal particolare all'universale. E in questo senso la sua poesia ha davvero un respiro metafisico. Il tempo è uno dei temi che ricorre in modo quasi assillante nella raccolta, ed è un tempo terrestre ed effimero delle nostre vite, scandito dallo scorrere della sabbia in una clessidra o dal dilatarsi dell'attesa, come appunto in due delle poesie che poi alla fine di questa mia introduzione leggerò. È un tempo della coscienza, un tempo quasi bergsoniano, o addirittura un tempo dove passato e futuro si confondono e sembra una dimensione quindi sgretolata, inesistente. Il tempo sembra non esistere, come nelle equazioni fondamentali della fisica odierna, e il presente quindi sembra quasi dileguarsi,
E qui mi torna in mente un bellissimo libro di un grande fisico che è anche un grande narratore, Carlo Rovelli, L'ordine del tempo. C'è poi la presa di coscienza della incomunicabilità, della difficoltà di comprensione dell'altro da sé. Immersi in una realtà dove sembrano regnare solo la desolazione e la solitudine, che viene espressa in una delle più belle poesie del libro, Le mani non si incontrano, dove le mani diventano appunto metafora di questa impossibilità di conoscersi. C'è poi l'attenzione al corpo e molte poesie infatti danno al lettore il senso di questa fisicità a cui è indissolubilmente legata la vita della mente. C'è questo continuo fluire, cioè tra sentire e pensare. Molte poi sono le poesie che descrivono luoghi dove il poeta ha vissuto o vive. Alcuni di questi luoghi sono ben definiti, come ad esempio la città di Budapest. Altri, come piazze, giardini, un cimitero, non definiti, dove ancora una volta sembra regnare la desolazione. Eppure è la voce del poeta che deve restituire, attraverso le parole, significato al tempo, al corpo, ai luoghi, alla vita stessa. Ed è questo alla fine il messaggio che mi sembra sia racchiuso nel libro, che non a caso l'autore ha intitolato come il titolo appunto di una poesia della raccolta, Blu, perché il blu è il colore del mare, è il colore del cielo, è il colore della pazienza, come scrive il poeta, il colore che spazza via la mia paura. Dopo questa mia introduzione, appunto, ci sarà un video dove il poeta Attila Balash parlerà della sua poetica e delle influenze appunto che ha avuto, che ha ricevuto la sua scrittura. Io adesso vi leggerò le due poesie di cui parlavo che danno questa dimensione del tempo, ma prima volevo farvi anche vedere questo bellissimo libro dell'artista Paola Scialpi, che ha appunto dedicato proprio ad una delle poesie di Attila Balasci, Sala d'aspetto europea, che adesso vi leggerò. Sala d'aspetto europea. Il mondo, dopo l'orario di chiusura in una sala d'aspetto europea, il grosso giornale è piegato goffamente, lui è immerso nella lettura, sopra la sua testa la cupola come la sfera della clessidra, da cui le lettere sgocciolano lentamente, perdendo il loro significato. L'orologio digitale non cambia, solo lo sgocciolare della clessidra con un leggero crepitio. L'astronave poteva avere un suono simile mentre navigava da un pianeta all'altro. Risvegliandomi da un breve sonno, noto il giornale sgualcito, abbandonato sulla panchina. Il tozzo aspirapolvere, aspira le lettere sparse nella cupola come un colombo demente. Una voce distorta lotta per annunciare qualcosa in una lingua straniera. Ora lei non è da nessuna parte. Per concludere, leggerò la seconda poesia che si intitola Clessidra 2 ed è anche un calligramma che appunto così dà l'idea, ricrea l'idea della clessidra. Sabbia scorre nella bocca del nulla, non c'è più, ora e sempre l'era. E il sarà, il sopra e il sotto sono intercambiabili. Sotto la sabbia sembrano la messa in scena di un bacio indimenticabile. Grazie a voi, Attila Balash. Buongiorno, miei cari amici.
Sono nato in Transilvania, dove diverse culture convivono da secoli: ungherese, rumeno, tedesco, ebreo e altri ancora. Già da bambino ho risucchiato tutto da culture diverse che ho trovato simpatico. Mi sono diplomata in scuole ungheresi, ma ho anche imparato il rumeno ad alto livello. Certo, mi ha colpito così come la beat poetry, quindi il mio stile era significativamente diverso da quello dei poeti ungheresi contemporanei. Successivamente la mia carriera si è formata nella trazione della letteratura mondiale. Sono a casa nella letteratura rumena e ungherese, ma ho trascorso più della metà dei miei anni attivi in Slovacchia, dove gestivo un editore di libri, curato una rivista letteraria e avviato un'intera generazione di scrittori sul campo. Ora vivo in Ungheria. Stefan Borbe, professore all'Università Babes Bolyai di Cluj-Napoca, scrive della mia poesia: l'ossessione del mondo postarmonioso, costituito da oggetti e resti di organismi fatiscenti e costituito da detriti incongruenti, viene da Tessè Eliot. A questo si aggiungono i Mihai Bobic e Jozsef Attila, brividi esistenziali negativi, ma convertito in un sentimento metafisico tremore esistenzialista. A differenza dei maestri degli ultimi due, Attila Balázs non accusa la disintegrazione, non c'è ansia nella sua relazione, né alienazione ma confronto, come segno dei tempi nuovi, moderni e crepuscolari ha vissuto. Il mondo, come dotazione originale, esiste come una sconvolgente discontinuità, e la missione del poeta è rimettere le cose a posto, costringere le cose a sottomettersi a un'armonia logica e totalizzante. Un altro critico, Jozsef Fekete, lo dice: Attila Balázs non usa le parole grandi o serie o cariche di simbolismo, contenuti sacri, connotazioni forti, implicazioni di pensiero. La vita di tutti i giorni è pienamente ricercata per mantenere il suo discorso poetico nella sua sfera. Sta attraversando una delle più grandi crisi nella storia del mondo e dell'umanità. Economia, morale, crisi d'identità, migrazione illegale, pandemia, fallimento dell'integrazione, divario interpersonale, imprevedibilità della politica, cattivo umore. In questo momenti, e anche sempre, è compito del poeta cercare l'armonia, la bellezza, ciò che avvicina le persone, le culture e le nazioni. I poeti trovano una voce comune prima dei politici. Il poeta è la coscienza e il cuore del mondo e dell'umanità. Il poeta è un visionario, un osservatore, un cronista e un rivoluzionario. C'è un bisogno più grande di poesia oggi che mai. Colgo l'occasione per esprimere la mia gratitudine e apprezzamento a Laura Garavaglia, la poetessa di fama mondiale che ha tradotto il mio volume Blu, per un lavoro bellissimo e coscienzioso. Grazie all'editore per questo
bellissimo volume. Congratulazioni a tutti. E grazie e apprezzamento a Cinzia Demi per aver tradotto le mie poesie selezionate e ovviamente ringrazio anche Punto a Capo per il bellissimo libro. Mi sento raramente fortunato che grazie a due prestigiosi poeti, due dei miei libri siano stati pubblicati in Italia. Viva i poeti, la poesia e l'Italia. Ci vediamo l'anno prossimo.